Salve fatti di Alfea, come va? Come state? Spero tutto bene. Oggi amiche mi trovate struccato come nello scorso video, vestito identico allo scorso video perché lo sto registrando subito dopo. Sono struccato in questo modo, amica, perché i prodotti che io voglio utilizzare per truccarmi sono all'interno dell'haul di oggi. Infatti, come avete visto dal titolo, oggi andremo a spacchettare, amiche, tutto ciò che ho comprato in Corea. Vi faccio vedere i prodotti, perché io ho fatto un'attenta ricerca, quindi preparate il vostro taccuino, le vostre note, perché sono andato a selezionare i prodotti migliori e i più venduti in Corea dalle coreane stesse. Quindi non sono i prodotti, come posso dire, più venduti da ragazze americane, ma ho guardato solo video coreani di persone coreane che hanno vinto i maggiori premi negli ultimi anni. Troverete un botto di prodotti, tanti, tanti, tanti. E voi dite: ok, che cosa devo prendere? Perché non capisco neanche nulla, è tutto scritto in coreano. Quindi ve lo dice la vostra fata preferita che ha fatto lunga ricerca. Prima di partire, però, con il bustone che ho qua, dicendovi anche quanto ho speso, amiche, per tutto questo, considerate che è pieno proprio fino all'orlo. Vi dico anche le lenti a contatto, le ho comprate sia per me che per altre persone. Queste che mi vedete indossare sono di Olens, che è il marchio migliore che voi possiate trovare per le lenti a contatto. Le potete acquistare solo in Corea, perché c'è anche il sito di Olens che spedisce in tutto il mondo, quindi penso anche in Italia. L'unico problema è che dovete, penso, pagare la dogana, o potreste incorrere nella dogana. Perché comprare le lenti colorate in Corea del Sud? Perché sono le migliori al mondo, sono sottili, le potete indossare anche per 18 ore, non vi creano nessun tipo di problema, non vi danno fastidio e soprattutto coprono bene l'iride, che questa sia appunto di un occhio chiaro, di un occhio scuro, nero, eccetera, sono ottime. Comunque, queste che indosso io, amiche, sono le Russian Velvet, quelle mensili. Tutte le lenti che vi mostrerò sono mensili. Le Russian Velvet nel colore grey. Preferisco nettamente quelle nel colore blu. Queste non fanno un po' effetto tipo spirito, non mi piacciono tantissimo. Le Russian Velvet nel colore blu sono naturalissime. Anche ho preso un sacco di lenti. Non mi ricordo il prezzo perché non ho qua lo scontrino di queste, ma ho solo lo scontrino del resto. Comunque, ho preso le Russian Velvet, come vi ho detto, nel colore, queste qua, blu, e ne ho prese diverse confezioni mensili. Le altre migliori per quanto riguarda un occhio celeste barra grigio, se vi piace quell'effetto naturale, sono le Tricon nel colore grey. Queste sono le Complex Tricon, scritto Trecon, grey, bellissime, sono super naturali. Queste sono quelle che mi avete visto negli ultimi video, e quando mi vedevate con gli occhi celesti avevo sempre le Tricon, quindi ho deciso di ricomprarle. Poi ho preso per la prima volta le Jennifer Tricon Grey. Attenzione che la categoria delle lenti di Olens Jennifer vanno sia a cambiare il colore della vostra iride, ma li fanno anche più grandi. Non le ho ancora provate, ne ho preso infatti solamente un pacco perché ho detto che okay, se fanno schifo così le posso lanciare. Colore sempre grey, quindi queste vi farò sapere. E le altre sono tutte appunto Russian Velvet. Tutte quelle che vedete sono tutte Russian Velvet blu o grey, ma per la maggior parte sono Russian Velvet blu, anche perché molte di queste, amiche, le devo regalare. Ovviamente sempre della categoria Russian Velvet trovate anche altri colori. Io prendo sempre blu perché mi piace quel colore celeste, grigio, eccetera. Però se vi piacciono marroni ci sono anche quelle marroni, come preferite. Passiamo, amiche, a tutto ciò che ho preso da Olens. Vi dico solo che all'interno di questa busta ci sono 200 e passa euro di spesa, amiche. Ci ho dato dentro, volevo, amiche, accaparrarmi i prodotti migliori perché voglio vedere effettivamente se questi prodotti sono validi. Sapete che io testo di tutto, dai prodotti low cost ai prodotti high end. Se i prodotti sono buoni lo vedremo, se i prodotti fanno schifo io ve lo dico, non mi importa se siano coreani perché loro hanno una pelle perfetta, non hanno pori, non hanno imperfezioni, ma noi ce l'abbiamo e quindi vogliamo che il prodotto performi. Amiche, subito, vado un po' a caso perché la busta è stracolma e non me li ha messi in ordine la ragazza, quindi. Protezione solare, ne ho comprate tantissime, penso di averne prese almeno 5 o 6. Protezione migliore che potete trovare è Beauty of Joseon. Protezione 50 più, mi piace tanto perché? Perché non sbianca, perfetta quindi se abbiamo una pelle, un incarnato come il mio, ma un incarnato anche una pelle scura. Non unge per niente, questa io l'avevo già provata. Perché la mia amica Anna ha il suo shop che si chiama Kipun Aru ed è questa tra le migliori che voi possiate reperire in Corea. Quindi top, 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 top questa. Si chiama Beauty of Joseon. Magari vi lascio il link giù. Ovviamente dei prodotti che riesco a reperire. Vabbè, qua mi hanno dato dei campioni che sono sprecati. Loro un po' come Sephora, due campioncini.
Continuiamo con le protezioni solari e ho preso protezione solare di questo brand che si chiama SNP, Cool UV Perfect Air Cool Sun Cream, questa qua. All'interno, come vedete nelle confezioni coreane, 1 più 1, quindi per il prezzo di questa, che se non erro veniva 15 euro, ve ne danno 2, quindi è come se aveste pagato 7,50 e 7,50. Anche questa super 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 sponsorizzata dai coreani, e era l'ultima che c'era in negozio, quindi vi fa capire mica quanto possa essere importante per loro quella protezione. Poi andiamo avanti sempre con le protezioni solari. La mia preferita, amiche, è anche tra le più costose, che si chiama Dalba. Il brand si chiama Dalba Piedmont, proprio come la città Dalba in Piemonte. Non riesco a capire perché questo marchio, nonostante abbia un nome italiano e sia made in Corea, non venga esportato in Italia, visto anche il nome italiano. Questa protezione solare, anche qua ve ne danno una più una, l'ho pagata intorno ai 25 euro, quindi 25 euro due confezioni. Ed è questa. Questa vi dico solo che è la quarta confezione che finisco, mi piace tantissimo. Top, 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 top. Anche questa. Come al solito anche questa non sbianca, è leggera, non unge, quindi è adatta anche a una pelle grassa e soprattutto non si screpola col make-up. Poi, avanti con le protezioni solari. Anche questa è una protezione, sì, anche questa è la protezione solare. Questa ha vinto per 2 anni di fila, 2021-2022, gli Olive Young Awards. Quindi amiche, vuol dire che è veramente valida anch'essa. Ve la faccio vedere, anche questa protezione solare. Questa non ricordo il prezzo, però era comunque intorno ai 10-12 euro. Qua ne abbiamo solamente una all'interno. No, bugia amica, sto dicendo una stupidaggine. Ne abbiamo due, però una dovrebbe essere in mini size. Apriamo subito così ve lo dico. Infatti abbiamo la full size che è da 50 ml. Poi abbiamo la mini 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 da 20. Invece le altre sono proprio tutte due full. Non così. Però secondo me sapete perché questa hanno deciso di farla così. Secondo me per il semplice fatto che ha vinto gli awards. Per 2 anni di fila addirittura, amiche. Quindi vuol dire che è top. Quindi siamo a quota 1, 2, 3, 4, 4 protezioni solari. Considerate che in ognuna ce ne sono due, quindi praticamente ne ho un botto. Ma le dovevo portare anche alle mie amiche in Sardegna, quindi sono giustificato. Non le ho prese solo per me. Poi fatemi vedere se ho preso altre protezioni solari. Mi pare di no, di non aver preso altre protezioni solari. No. Allora, passiamo agli altri prodotti che ho preso. In realtà io cercavo anche la protezione solare di questo brand, che ora vi faccio vedere, ma non l'ho trovata. Il brand è Isntree e questo è l'Ultra Low Molecular Acid Hyaluronic Acid Serum. Quindi questo è un acido ialuronico ai pesi molecolari che promette di assorbirsi subito, dare maggiore idratazione e soprattutto scendere in 14 strati sotto la nostra pelle. Questo è uno lo stesso dei più venduti in Corea, perché poi lo stand è vuoto, cioè va sold out subito, e di una difficoltà da reperire che voi non avete idea. Passiamo avanti e vi faccio vedere, amiche, questo che io ho dovuto girare 3 store perché è sold out ovunque, ovunque, amiche. Questo è la vitamina C di Goodal, questa è la mini size, e in combo vi danno anche il Dark Spot Care Serum, quindi un siero per appunto i brufoli, rispettivamente il primo da 50 ml e il secondo da 31. Questo è il siero alla vitamina C attualmente più popolare della Corea, è impossibile trovarlo, e questo prodotto, amiche, promette miracoli. Sappiamo bene che la vitamina C è un'azione illuminante, schiarente per le macchie, e dà soprattutto polposità, texture, luminosità all'incarnato. Quindi amiche, io non vedo l'ora di provarlo, proprio perché è famosissimo. Infatti se siete in Corea io vi consiglio, amiche, di dare uno sguardo. Questo però, vi dico la verità, è caruccio, perché questi due prodotti che sono in mini size li ho pagati intorno ai 25-26 euro. Certo, sono sempre 26 euro per due prodotti, però sono mini size, una da 50, una da 31. Proveremo. Vi dico anche la sincera verità: su di me la vitamina C, qualsiasi vitamina C, reagisce male, mi fa sempre uscire brufoli e imperfezioni. Non so perché, non me lo chiedete, non so. Andiamo avanti, amiche, e vi propongo un altro prodotto che ha vinto per 2 anni di fila gli awards 2021-2022. Questo è il famosissimo Pure Cleansing Oil di Manio. Questo praticamente veniva, questo kit, 19.000 won sono circa 14 euro, tipo 14-15 euro, e all'interno abbiamo Cleansing Oil,
Poi la mini size del cleansing oil, mini size della foam, mini size della protezione solare. È mica il più venduto ovunque in Corea. Vi giuro, è famosissimo. Tant'è che questo lo potevate anche provare nello store di Honda. Quindi io ovviamente non vedo l'ora di provare questo cleansing oil per vedere se scioglie bene il make up, per fare doppia detersione, se mi lava bene il viso, se mi lascia la pelle secca come il deserto oppure no. Lo proveremo. Altro prodotto iper famoso. Io intanto appoggio la busta. Batteria scarica. Datemi un attimo, amiche mie. Allora amiche, io ho visto che mi si sta scaricando anche il microfono. Vabbè, anche lui ha ragione, dopo 2 anni che non gli cambio la batteria. Comunque, un altro dei prodotti più virali in Corea è del brand Anua. Ora vi faccio vedere prima la confezione, che magari può essere utile per qualcuno. Anche questo l'ho pagato intorno amiche ai 20 euro. 20 euro però sono 350 ml. Cioè, capite il boccione? Amiche, questo lo devo aprire. Ho rotto anche la confezione di tonico, amiche, che ci dà questo brand. Cioè 350 ml di tonico, amiche, sono veramente un botto. Cioè questo lo finisco dopo anni. E appunto all'interno ha ottunia cordata extra dal 77%, quindi ancora prima dell'acqua. Vedremo, amiche, che cosa succede, se è valido oppure no. Lo scopriremo solamente vivendo. Sempre dello stesso brand che vi ho mostrato prima, eccolo qua. Per quanto riguarda, prima vi ho mostrato la protezione solare di questo brand. Ora vi faccio vedere sempre di questo brand due prodotti, sempre che hanno vinto il premio migliore nella loro categoria 2020-2021, che sono appunto il siero all'acido ialuronico, se non erro. Il siero all'acido ialuronico è la crema dello stesso brand. Non mi ricordo però se la crema è una crema sì idratante, però non so per quale tipologia di pelle, amica, perché è tutto scritto in coreano. Però quando l'ho presa con coscienza, quindi dovrebbe essere per una pelle normale secca. Ovviamente, vi ripeto, vi aggiornerò su tutto man mano che provo. Dovete sempre considerare che la skincare non è che io ora tolgo tutti i miei prodotti di skincare e dico parto con questa, perché la mia pelle potrebbe reagire male. Quindi man mano toglierò prima magari doppia detersione di Yepoda. Ovviamente lo sapete che è una doppia detersione che mi piace, quindi ve l'ho consigliata per 2 anni di fila. Quindi magari, vi ripeto, toglierò la loro doppia detersione e il resto però dei prodotti mantengo Yepoda. Poi a un certo punto, quando la pelle si abituerà, cambierò altri prodotti e vedrò di fare tutti i miei test. Se ovviamente mi dovessero uscire brufoli, imperfezioni, allergie, io sono il primo a dirvelo, assolutamente. Poi ho preso, amiche, un pochino, e con un pochino faccio vedere che non scherzo. Maschere viso costano pochissimo in Corea. Le mie preferite sono queste di Medi Health. E io ho preso le moisturizing. Queste venivano tipo 50 centesimi circa. E poi ho preso anche le Dr. Jart. Dr. Jart, dovete sapere, che è un brand coreano. Queste da Sephora le pagate un fottio. Lì da Olive Young ve le tirano in testa per 70 centesimi. 70 centesimi massimo un euro. Infatti, come vedete, ne ho preso un sacco. Ho preso sia quelle nutrienti che quelle idratanti, che quelle, queste gialle alla ceramide. Infatti, più idratanti, ancora di più. Quindi, amiche, maschere le abbiamo per un po', anche se io ne faccio una al giorno, quindi queste, anche se possono sembrare tante, le faccio fuori in 10 giorni. Poi, prodotti capelli. Allora, per i capelli, amiche, non ho preso nulla di interessante, perché sono andato a chiedere proprio alle ragazze coreane, era con me Laura, se avete visto il vlog che è uscito sabato scorso, siamo andati proprio a chiedere quali prodotti i ragazzi e le ragazze coreane utilizzino per i capelli decolorati, premettendo che poi sono le ragazze ad averli decolorati, i ragazzi ci hanno quasi sempre naturali. Loro mi hanno detto che i prodotti più venduti, come vi avevo detto all'epoca, quando ero negli store, sono Olaplex, Aveda e Kerastase. Quindi non ci sono, almeno per quanto ho visto da Olive Young, dei brand, cioè ci sono nel senso che sono presenti, però non ci sono dei brand altrettanto competitor come Olaplex, Aveda e Kerastase. Quindi ho detto inutile che mi prendo l'Olaplex coreano, ce l'ho già a casa, Aveda uguale, Kerastase pure, li trovate tutti su Lookfantastic. Quindi ho preso il mio prodotto della vita, mi piace talmente tanto che ne ho preso 3 confezioni, ora vi mostro. Questo ve lo approvo perché io l'avevo già comprato ad aprile, ha finito e quindi mi sono sentito di riprenderlo. Amiche, questa è la lacca del brand Dalif. Non mi ricordo quanto costa, mi pare costi intorno agli 8 euro. Questa è la Texture Hold Spray.
Amiche, la lacca più bella che io abbia mai trovato in vita mia. È una lacca con un finish opaco, quindi non vi lascia lucido sul capello, dà texture al capello ma non lo indurisce. Cioè io l'ho utilizzata anche prima, se io tocco il mio capello è morbido al tatto. Io non so se si riesca a percepire che generalmente le lacche nostre li lasciano duri i capelli ed è una cosa che io odio, odio sentire il capello duro. Questa dà texture, da tenuta, ha un buon profumo, ma non indurisce il capello. E questa è la lacca preferita dalle coreane, perché avevo visto anche un TikTok un po' di tempo fa dove c'era questa ragazza che aveva la frangia e lei la spruzzava così sulla frangia e anche se prendeva vento non si muovevano i capelli. E vi giuro, anche se voi prendete vento non si muovono i capelli con questa lacca. Mi è piaciuta talmente tanto che io l'ho ripresa già di scorta, così quando la finisco ce l'ho. Ho deciso poi di prendere, sempre dello stesso brand, anche una lacca simile che si chiama Styling Fixer. Questa è la Texture Hold Spray e questa invece è la Styling Fixer. Styling Fixer che però ha l'erogatore un po' come se fosse uno spray, quindi ha dentro una soluzione liquida, non in gas. Questa è proprio l'HH. Questo invece è più tipo uno spray, infatti l'ho preso per testarlo. Però non lo so, vedremo. Magari mi stupisce, non lo so. Ora capiremo se è meglio questo, è meglio quello. Secondo me questo qua però dà un effetto bagnato sul capello, proprio perché non vaporizza. Poi, amiche, passiamo al make-up. Make-up non ho preso tantissimo, però ho preso delle cose intelligenti che non si trovano qua. Allora, innanzitutto, amiche, fondotinta cushion. Fondotinta cushion, in realtà ne ho presi due, aspettate, però uno io ce l'avevo qua perché l'ho già aperto. Aspettate, aspettate, ve lo faccio vedere perché questa è la mia bag dei trucchi che mi sono portato in Corea del Sud. Ho questo fondotinta in un TikTok di Rosalba. Questo è del brand Rom End, scritto Rom END. Questo si chiama Nu Cushion, Nu Zero Cushion con Kuromi. E quando Rosalba l'ha utilizzato era un fondotinta full coverage. Generalmente i fondotinta cushion, perché anche questo è un cushion, non hanno, come posso dire, una grande copertura, hanno una copertura media, leggera media. Questo invece sembrava full coverage, quindi io ho deciso di comprarlo solo fidandomi di Rosalba e della sua recensione. Sempre cushion, ma questo ve lo consiglio perché l'ho già provato diverse volte, fondotinta di Jeonse-mol. Jeonse-mol è appunto una tra le truccatrici più famose della Corea, colei che ha inventato il make-up coreano, quindi le Gyeongsal, Korean Lips, eccetera, eccetera. Una truccatrice che ha più di 60 anni, da quanto ricordo. Costa pochissimo, lo trovate da Olive Young, costa intorno ai 15 euro, però ne avete due perché avete questo più un altro uguale. Questo è l'Essential Skin Nude Cushion, quindi quello luminoso perché esiste anche la versione matte, colorazione Fairlight. Ovviamente è inutile che ve lo dica, se conoscete un po' della Corea lo sapete già, i fondotinta coreani hanno una, massimo tre shade, tipo questo. Ne aveva solamente un'altra che era più pallida e già questo è bianco. Quindi, amiche, se avete un incarnato come il mio morto, trovate il fondotinta. Se siete più scuri, tanto più scuri di me, purtroppo rinunciate. Passate ad altri prodotti perché il fondotinta non ce l'avranno mai per voi. Mi spiace così il mercato coreano. Vorrei che fosse più inclusivo. Questo fondotinta, se lo trovate e siete chiari, prendetelo. Fidatevi, bellissimo. E la vostra pelle, ma meglio, stupendo, ed è quello che utilizzerò anche stasera per uscire perché più tardi devo uscire con zia Carolina. Ho voluto provare, amiche, due correttori nuovi perché io qua a casa ho il correttore liquido del brand Luna, bellissimo, correttore ipercoprente, sottile, non segna, copre anche la barba, quindi top, vedete che ho di nuovo la barba. E ho deciso di prenderlo, amiche mie. È praticamente nella versione compatta, ora vi faccio vedere, perché Ilaria, Ila Makeup, che io saluto tesoro mio, lei mi ha consigliato anche il fondotinta di Jeonse-mol, quindi io mi fido di Ilaria, ho deciso di prendere, vi dicevo, il correttore di Luna in versione pot, così, perché è più coprente, mi ha detto Ilaria, e secca di meno, quindi io lo sto già utilizzando da un po', devo dire che non mi dispiace. Come correttore poi ho preso il Kill Cover Foundwear Concealer del brand Clio, che non è la nostra Clio, è un brand coreano, perché sembrava ipercoprente. Questa ho preso la colorazione 3BY perché era abbastanza chiara ed era quella meno già, cioè ed era quella che mi sembrava più carina. Ma amiche, ma il packaging quanto è bello di questo prodotto? Cioè, stupendo.
Non so perché, ma cioè, ricorda un prodotto super costoso. In realtà questo qua viene tipo 5 euro, 6 euro. È super economico. Poi ho preso, amiche, mascara marrone del brand Dazik. Anche qua vedete uno più uno. Perché mascara marrone? Perché non ne ho manco uno. Ho detto proviamo i mascara marroni. Li ho sempre neri, quindi ho detto vabbè, let's give it a try. Poi ho preso anche penna del brand Colorgram per fare le ghiosal, quindi quella borsa che voi vedete sotto l'occhio. Io generalmente la faccio con una terra fredda, però ho detto c'è la penna apposita in Corea, proviamo la penna apposita, che è fatta appunto da un lato marrone per fare appunto le ghiosal. Non si vedrà mai, aspettate, forse ve lo swatcho un pochino sulla mano, ma anche qua si vedrà poco perché comunque il colore è molto chiaro, ecco, forse lo vedete. Questa è la parte scura da mettere qua sotto, e poi abbiamo invece la parte brillantinata, la parte luminosa da mettere, come posso dire, per illuminare, che non so però se utilizzerò perché quella luminosa, oddio, che non so però se utilizzerò perché quella luminosa è rosa. Non lo so, vabbè, io l'ho preso per la parte scura fondamentalmente. Ultimi due prodotti, amiche, glitter. I glitter coreani non sono come quelli italiani, riflettono molto di più e costano una cazzata. Ne ho presi di due colorazioni. Uno e sono tutte e due del brand Olika Olika. Ho preso 07 e 10. Ah no, bugia, uno è un ombretto liquido, l'altro sono glitter. Numero 10 è questo colore super sparkling che ora non riuscirò mai ad aprire per mostrarvi. Sì, vi mostro subito questo ombretto bellissimo che andrò a utilizzare oggi per truccarmi. Non so se si riesce a vedere la luminosità di questo ombretto, spero di sì. Nel caso ve lo faccio vedere magari col telefono, faccio una ripresa. E poi glitter, glitter sempre di Olika Olika nella colorazione 07 Fairy Pearls. Ovviamente mica solo perché c'è scritto Fairy e noi siamo la community delle fate, io ovviamente lanciatissimo per questa cosa. E siamo amiche anche arrivate alla fine dell'haul, perché penso di aver preso abbastanza. Secondo voi per tutti i prodotti che ho preso ho speso tanto o pensate che sia stato giusto? Ora vi faccio vedere i glitterini anche qua, perché secondo me tanto anche se nella macchina fotografica non si percepiscono. Faccio una ripresa dal telefono. Cioè guardate l'ombretto luminoso, ma anche qua che abbiamo i glitterini, quelli di Olika Olika, che sono, come potete vedere, multicrom, questi fairy. Ovviamente io ne ho messo pochi, amica, perché non li voglio sprecare, che poi non posso tornare in Corea. Però questi ombretti pazzeschi. E niente, amiche, siamo arrivati alla fine di questo haul. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Pensavate che spendessi di più o pensavate che spendessi di meno? Secondo voi ho fatto delle scelte intelligenti a prendere i prodotti che le coreane amano? Avrei forse dovuto magari andare a naso? Considerate che molti di questi prodotti si potevano swatchare, non tutti. Quindi per alcuni sono andato un po' a naso, quindi non ho provato magari la texture dal prodotto, anche perché la potevo provare solamente sul dorso della mano. Sicuramente non andavo ad applicarla sul viso dopo che l'avevano toccata altre persone. Comunque, grazie mille per aver visto questo video haul. Ci vediamo la settimana prossima con nuovi video. Io vi mando un bacio grande, 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 grande. Spero che questi video sulla Corea vi stiano piacendo. Io vi mando un caro saluto. Ciao, ciao amiche.